Bella a tutti ragazzi e bentornati qui a Pianeta Hobby, sono sempre il vostro Merca e oggi siamo qui con un nuovo spacchettamento di action figure ragazzi, non di carte di Pokémon né di Yu-Gi-Oh! Ma di action figure. Come potete vedere già qua sotto abbiamo tre action figure nuove di One Piece. Ragazzi, siccome io non sono molto esperto di questo settore, sono in compagnia di Max, ovvero il cosiddetto lavoratore instancabile ragazzi, che lui vi spiegherà più o meno tutte le action figure, cioè chi sono, cosa fanno, i loro poteri, come li hanno presi, eccetera, eccetera. Adesso vi lascerò la parola a Max e inizieremo, siccome sono io il protagonista, iniziamo con Rubber. Spiegami un po' perché Rubber è nero e non normale. Allora, Rubber è nero perché acquisisce una nuova abilità che è la Gear Fur, che gli permette comunque insieme, anzi in combinazione, che ha l'ambizione dell'armatura e gonfiando i propri muscoli di diventare così. Quindi l'ambizione dell'armatura va su gambe e braccia che diventano nere, che gli permettono di difendersi maggiormente dai colpi dell'avversario, e poi pompa i muscoli per potenziare il suo attacco. Ok, quindi direi di andare a montare, direi, no? Esatto. Allora, tiriamo fuori le gambe, la roccia. Il sembra che sia abbronzato troppo. Là, il braccio. Allora ragazzi, come si monta? Guardate qua com'è. È caramellato. È enorme praticamente. Quindi andiamo a montare questo braccio che... Come si monta questo braccio ragazzi? Oddio. Sì. Prima di romperlo, già prima di iniziare. Ok, sì. Perfetto. Sembra un po' grosso sto tizio qua però. È come... grosso. E là. Inseriamo la basetta. Ed eccolo qua, praticamente questo è Rubber Gear 4. Molto molto carino, non è così tanto grande, però è pesantissimo ragazzi, perché è molto grosso, è veramente. È molto stagno sul petto. Come potete vedere fa qui questa mossa strana e niente, dai, non è male. Molto molto carina, questa è la loro scatola, anzi la sua scatola. Come potete vedere è molto carina. Sempre della Banpresto ragazzi, queste sono Banpresto, Creating King, vabbè, eccetera, eccetera, poi tutte le marche in giapponese, poi qui c'è il coreano che l'ha disegnato, che è molto strano, tutto è scritto in giapponese, non le so, quindi se voi sapete giapponese ben per voi, io purtroppo non lo so. Okay. Sappiamo che è Rubber. Sappiamo solamente che è Rubber, giustamente. Poi ne avanzano altre due, ragazzi, iniziamo con Marco, vai. In questo caso è il primo comandante della flotta di Barba Bianca. Marco è in possesso del frutto Zozo di tipo fenice, che è mitologico, e se ne conoscono soltanto due, da che mi ricordo per adesso, e l'altro è di tipo Homo Homo versione Buddha, che dovrebbe diventare un Buddha dorato in questo caso. Marco è bello perché comunque ha acquisito anche il potere di trasformarsi in parte in una fenice, quindi ha il braccio che si trasforma in un'ala, ha comunque la coda e una zampa in questo caso della fenice, che anziché essere rosso è sull'azzurro, giallo, blu, insomma una buona scala di colori, molto bella. Ok, diciamo di andare a montare anche questo? Allora, sì. Manca le gambe però, senza le gambe questo. Si sono appigliata qualcosa qua dentro. Allora, vediamo un po', andiamo a montare insieme questo Marco, allora di qua. Direi sicuramente. Sì. Quella è la parte. Okay. No, non si monta, fallo tu che tu sei esperto. Allora, sicuramente questo lo attacchiamo qua perché è l'unico appiglio. Dove sono esperto a montaggio. Lavoratore instancabile, dai. Vediamo. Ok, inseriamo. Vabbè, ma questo qui siamo un po'. Inseriamo dove non dovrebbe servirsi niente. Ok, questo fatto. Si è bello incastrato. Andiamo con il corpo, ragazzi. Quindi. Ok, eccoci qua. Mamma mia, ragazzi, è un po' duro, eh. E poi guarda dove glielo mettiamo. Sì, questo per un effetto è un po' ambiguo, come qua. Dall'altro lato, esatto. Così. Ok, ragazzi. Nei ciapetta anche lui. Eccolo qua. Questo è Marco, ragazzi, molto figo, guardate come, cioè, sembra che vola tanta roba, è veramente una figata. Guardate che bello che è. Come action figure molto molto bello, ragazzi. Metà, come ho già detto prima, metà falco, metà da fenice, metà umano e questa è la in una posizione molto, molto d'attacco bella. D'attacco, esatto, molto molto bella, come nel cartone giustamente, quando c'è, esatto, il combattimento della flotta contro la marina. Molto molto figo. Poi andiamo con l'ultimo personaggio, che è Smokers, il tizio del fumo. In questo caso fa parte della marina,
Lui ha il potere Fum Fum, un frutto roja che gli permette di trasformarsi in fumo, e poi sulla punta della sua arma c'è un pezzo di agammatolite che gli permette comunque di destabilizzare, di indebolire chi ha mangiato un frutto del diavolo. In questo caso gli permette di essere un po' più forte contro queste persone se gli vanno a contatto. Molto molto bello anche lui col suo vestito, tutte le effigi della marina. In teoria ci sono pure due modelli, uno tutto grigio e l'altro quello normale colorato, quindi questo qua dovrebbe essere un'edizione speciale in teoria. Sì, dovrebbe essere. Che ne trovi una su ogni tot, ecco, diciamo così. Diciamo uno shiny come nei Pokémon. Esatto, Pokemon. Uno shiny come nei Pokémon, solamente che questo è tutto grigio e questo invece è colorato normale. Esatto. Qui ovviamente buon prezzo, tutto in giapponese, il tizio che l'ha disegnato, eccetera eccetera. Quindi direi di andare ad aprire, tra l'altro questa è ancora tutta chiusa. Questa non l'abbiamo ancora vista neanche noi. Infatti già facciamo fatica, questa qui la spada. Questa è la spada, ragazzi, molto lunga questa spada qua. Quindi se sei in contatto con quella non ti usare i tuoi poteri adesso. Andiamo ad aprirla. Ok. Ecco qui il nostro corpo di Smoke. Molto molto carino, qui c'è un corpo da inserire qua dentro in teoria, quindi... Ok, sono due pezzi, molto, molto semplice praticamente, ragazzi, e poi e abbiamo spada. La spada che così in teoria la mette. Sì, no, va sul davanti perché infatti lui deve usare la punta per poter colpire. Esatto. Così, ok, perfetto. E spinge col palmo della mano. Perfetto, eccolo qua ragazzi, vedete che figata, tanta tanta roba, quindi andiamo a mettere sulla nostra basetta, in teoria così. Esatto. Sempre se azzecchiamo il buco, ragazzi. O da una parte o dall'altra, quindi... Ok, perfetto. Poco ci scappa. Eccoci qua, e questo è il nostro Smoke. Molto, molto figo, ragazzi. Guardate che roba. Molto, molto carino. Quindi, piccolo riassunto. Questo è Marco Fenice, che questa è la sua action figure, come si dimostra dopo averla costruita. È molto, molto carino. Come in volo. Vedere. In volo, tra l'altro. Poi abbiamo... Chi abbiamo qui? Rubber Gear 4, quindi metà nero, metà normale, pompato, enorme, esatto, troppo forte. Questa è la sua bellissima scatola, più bella scatola secondo me, però beh. Questa è la scatolina. Ci sta bene i vari colori così tra le. E poi abbiamo Smoke, questa è la sua scatolozza. Vi ricordo che noi abbiamo due modelli, noi abbiamo in teoria solo questo, non ho guardato bene, ma sicuramente secondo me nel cartone nostro avevamo anche questo qui, Che anche quello di grigio. Marco comunque vedo che ci dovrebbe essere una versione. Anche grigio di Marco, anche esatto, di Marco. Più quindi, però scatola, però c'è la versione B. È vero, quindi però di Rubber non c'è niente, c'è esatto. Solo quello normale praticamente. Forse queste edizioni qua con la basetta nera ti permettono esatto, di trovare... Esatto, perché altrove sono della stessa... Una... C'è la stessa serie, quindi fate, so, vedete qua c'è un 6, un scritto romano, quindi in teoria tutte quelle action figure di questa serie hanno lo shining grigio in teoria. Esatto, in teoria. Tutti grigi. Tutti grigi. Niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, è stato un video molto particolare, avevamo un ospite che mi ha spiegato un po' come funzionava tutti i loro poteri di One Piece, io ho guardato solo le prime 20 puntate, poi ho smesso perché il sito è stato chiuso, quindi vabbè come al solito. E niente raga, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi, condividete e noi ci vediamo al prossimo video. Da qui a Mirka è tutto. Ciao ragazzi, da Max. Bella raga. Ah ragazzi, mi sono dimenticato come al solito perché sai... Forse mi raccomando, raga, vi lascio sempre sotto il link in descrizione di tutti questi tre prodotti, quindi di Falco, di Smoke e di Rubber Nero. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Bella raga. Ciao ragazzi. Ciao. Swag, swag, white boy swag.